Ciao a tutti, è un piacere essere qui con voi. Per chi non mi conosce, io sono Rossella ed insegno alle persone come imparare a connettersi con le nuove frequenze di luce. Mi trovo qui con Walter. Ciao Walter. Ciao Rossella. Buonasera. Walter ha partecipato al corso di 9 settimane, dove appunto ha imparato a connettersi con le frequenze, interagire con esse e oggi è in grado di facilitare il riequilibrio energetico su se stesso e sugli altri. Ora chiediamo a Walter com'è andata questa esperienza. Walter, raccontaci un po'. Allora, è stata un'esperienza molto, molto gratificante, ma sarebbe riduttivo dire solo così perché è molto di più. Nel senso che per me è stata, tra virgolette, una conferma in divenire, nel senso che è stata una conferma molto evoluta rispetto a quello che conoscevo io, no? Essere sincero, il bello deve ancora venire, nel senso che io un po' mi sono esercitato, ma devo entrarci dentro pienamente e farlo veramente tra virgolette, di professione, nel senso proprio farlo, ecco, che quello sarebbe l'intento. E quando mi sono cimentato durante il corso, non so, sono al computer, vedo delle persone e utilizzo questa cosa, diciamo che nel momento in cui io vedo una persona e la osservo, ed è un essere, ho delle sensazioni semplicemente nel relazionarmi con la persona lì davanti, ma nel momento in cui attivo e mi attivo con questa cosa e lascio che questa cosa succeda attraverso di me, allora si sentono veramente delle cose molto forti che ho sentito sia in presenza, ok? Una volta con la mamma, una volta o due l'ho fatto con la mamma, quindi ho sentito delle cose molto forti. Poi, sia a distanza quando noi facevamo il corso, ovviamente, quindi delle cose molto forti e come dicevi tu, un conto è lavorare in un certo modo, pensando e sentendo la persona vicino con le mani, man mano che ti allontani, paradossalmente la cosa è ancora più potente, più forte, più Esatto. intensa. In effetti, questo, ecco, io ho sentito proprio questo. In questo percorso io vi ho spiegato l'importanza della protezione, della purificazione, della liberazione. Tu cosa ne pensi di questo lavoro energetico? Allora, da un punto di vista, cioè quello che io, nel mio piccolo, quello che ho sperimentato, ma ti dico, il bello deve ancora venire, nel senso che nel momento in cui la cosa la faccio con più costanza e più frequenza, e questa è la cosa che accadrà sempre più, ecco, e quindi ci entrerò ancora più dentro, e quindi la cosa sarà ancora più intensa e più vissuta consapevolmente, no? Ma nel mio piccolo, quello che ho fatto fino adesso, ti dico, io l'ho sentita e l'ho vissuta come una cosa estremamente molto, molto, molto completa, ti spiego, come dici tu, cioè uno che fa l'operatore olistico, comunque che si propone e lavora a livello energetico, non può esimersi prima di tutto da fare un lavoro su di sé a livello di pulizia, eccetera, eccetera. E questa è una cosa meravigliosa perché con la preghiera all'Arcangelo Michele, si chiede che questa cosa venga fatta. E quindi che ti aiuti a pulirti, a ripulirti, a lavorare su di te e con la Logos Healing si fa quindi il lavoro sulla propria ombra, diciamo, e qui si completa con NFT riprogrammando, quindi meraviglioso, tutto completo, no? In più ti dico potenziato, cimentato, corroborata dalla presenza e dall'azione dell'Arcangelo Michele, che ti dico non è semplicemente fare una cosa energetica, ma potenza proprio dalla presenza, dall'azione e dal raggio, o comunque dalla fiamma, che ne so, azzurra in questo caso, Dell'Arcangelo ok, Michele. dell'Arcangelo Michele, quindi della sua presenza. Quindi, Assolutamente. in primis, voglio dire, al di là della sua, come posso dire, della sua mano che ci mette, voglio dire, ci mette la faccia anche la sua presenza, nel senso che ci mette la sua entità, la sua presenza, e quella è già basterebbe quella, capito, per Esatto. la presenza. In più questa, più il lavoro, dico, ecco, per cui ti dico Esatto. completo. Ma quindi lavoro su di te grazie alla sua presenza, ok, e a queste tecniche che vengono potenziate. Poi la schermatura, grazie a lui che è il principe del ministro celeste, cioè, quindi lui è quello della protezione, quindi sappiamo che è il raggio azzurro, è il raggio della protezione, Arcangelo Michele, Certo. ok, quindi lui è lui il garante della protezione a tutti i livelli, ma anche del taglio e del lasciare andare, del liberarti da tutte quelle catene, legami psichici, eccetera, eccetera, che quando fai l'operatore inevitabilmente si creano, no? Ecco, in più c'è il lavoro che non sei solo, perché vabbè, non siamo mai soli, ma
Un conto è quando tu operi a livello energetico come tanti possono operare, dicono, beh, applico la tecnica che ho imparato e te la propongo a livello energetico, con la metodica e con la tecnica. E poi ognuno ci mette del suo in base alla sua esperienza. In questo caso, più tu come dicevi, ti apri e ti fai canale e più non sei tu a fare la cosa. Quindi se è l'Arcangelo Michele, sono le frequenze intelligenti che lavorano attraverso di te. Esatto. Quindi anche il problema della non sono abbastanza, non sono abbastanza all'altezza di eccetera, eccetera, non si pone più, nel senso che non, cioè, se dipende da te, certo che non saresti mai all'altezza, ma non dipende da te, quindi fanno tutto loro. Cioè, io la preghiera che ultimamente non l'ho mai fatta, ma in passato, adesso me la sono ricordata, è della serie. Beh, io mi propongo e mi apro, invoco, ok? Là dove sbaglio o dovessi metterci del mio. Fai tu che quella cosa si sia trasformata in una cosa, diciamo, corretta e efficace, capito? Quindi il problema poi non si pone. E quindi Esatto. un'altra cosa ulteriore. Quindi ti dico, un lavoro proprio completo a 360 gradi. Quindi, per questo Tu sei sono rimasto contento da questo percorso? molto contento. Ti dico, è stata una conferma di quello che ho vissuto in passato in una maniera, non dico non consapevole, ma con una consapevolezza meno evoluta, diciamo, rispetto adesso. Esatto. Ma anche con un vissuto di meno centratura, meno equilibrio a livello psicofisico, perché ti dico, ho dovuto fare tutto un percorso di per riuscire a trovare più o meno, non è che l'ho trovata al massimo, una centratura, una quadratura, non so, un certo equilibrio che accompagnasse questa consapevolezza, hai capito? Ecco, adesso questa consapevolezza con gli insegnamenti che tu ci hai proposto, insomma, è stata una conferma, ma a un livello è più evoluto e quindi vissuta con più consapevolezza e quindi conferma sì, ma anche un ulteriore sviluppo, capito? E poi e la cosa altrettanto molto, molto importante, secondo me, che questa cosa che è alla base dei tuoi insegnamenti, di quelli dell'Arcangelo Michele, è quella di, ok, io chiedo il permesso all'anima dell'altro, perché tante volte c'è l'operatore che dice io ti guarisco, e lì collego io, no? Oppure dice, ok, non, vieni da me e quindi per forza facciamo. Ma come dici tu, non sappiamo se l'anima è pronta in quel momento, la persona è pronta e l'anima sì, ma la persona no, non sappiamo cosa decide l'anima. Ecco, facendo questo, quindi questo preambolo di dire, ok, io mi metto a disposizione, ma tu anima, ti va bene questa cosa, eccetera, ok, e se l'accetti, quindi io opero in tal senso, nel senso che mi metto a disposizione. È un'ulteriore cosa che ti dico, non è da sottovalutare, perché anche nel caso in cui quello che una volta veniva considerato, tra virgolette, almeno da parte mia, un non successo a livello terapeutico, comunque la cosa non si è risolta, o un caso si è risolto in 2 giorni, l'altro non so, sono dei mesi che sono, come mai? Ecco, il come mai è che non siamo tutti uguali, cioè a livello evolutivo, Certo. eccetera, e bisogna vedere poi, come dici tu, se l'anima in quel momento lo accetta o no, e quindi il come mai è che non mi pongo il problema perché non dipende più da me, capito? Non dipende da me né l'efficacia né la modalità, io so, ecco, e quindi. Arriva il massimo bene per la persona in quel Ecco, dato per me e per l'altra persona. momento. L'altra Certo. cosa poi, che vabbè, quella anche delle pratiche di Reiki o di altre terapie, è che quando tu ti fai canale, man mano che queste frequenze, allora, quando l'energia Reiki fluisce, man mano lavora anche su di te, man mano che tu ti fai, pulisci Certo. te, ok, quindi guarisci te, guarisci l'altro. Come posso dire, tanto più queste frequenze nuove di luce, che sono a un livello ancora superiore, dico, quindi fanno un lavoro che già le altre cose fanno, gli altri tipi di energia, ma ancora di più, quindi nel momento in cui tu. Quindi ho Certo. completato. Ascolta, Walter, tu a chi consiglieresti questo percorso? Premetto che io non ho fatto questa prima sessione, cioè, e la seconda sessione per cui io consiglierei comunque il percorso è, primo, vuoi un attimino. Non dico stare bene, ma sanare tutto quello che in te non va da un livello fisico, energetico, psichico, mentale, spirituale e a livello, diciamo, di situazioni intorno a te, quindi a livello di ogni ambito della tua vita lavorativo, sentimentale. Ok, ci sono varie modalità, vari approcci. Questo, secondo me, rispetto a tutti gli altri, è una marcia in più, nel senso che, primo, con l'aiuto quindi l'opera dell'Arcangelo Michele, ti dico, tutto quello che fai normalmente viene anche potenziato. C'è la presenza di queste nuove frequenze di luce che sono già di per sé stesse più potenti rispetto alle frequenze normali, quindi sono doppiamente potenti l'Arcangelo e le frequenze. Quindi se uno vuole star bene veramente
cambiare la propria vita a tutti i livelli, quindi sia personale che nella sua realtà intorno, cioè non cambiare gli altri, ma lui, e che poi di riflesso Certo, sappiamo cambia che anche lo all'esterno. consiglierei come approccio, come cosa indiscutibilmente. Ed è il massimo perché ti dico, io da piccolo, cioè piccolo, da più giovane, scusa, finisco, una cosa che mi continuava a chiedere era, cercavo un maestro, prima lo cercavo mio papà, tra virgolette, no? Che mi dicesse come si fa a mangiare nella maniera corretta, come si fa a camminare nella maniera, cioè cercavo la maniera, non perfetta, ma sì, che fosse la più ideale possibile, la più ottimale e quella giusta, no? E nessuno me lo insegnava mai, no? Cioè, o comunque all'inizio non capivo da chi andare a livello ufficiale la Chiesa non mi dava le risposte che cercavo, non per colpa sua, cioè, vabbè, e sono dovuto andare a livello di insegnamento orientale. Alla fine ti dico, la risposta è che quando tu ti connetti con la tua anima non puoi più che fare la cosa giusta nel momento giusto, nel posto giusto e con la modalità giusta, per cui hai capito, pian piano, sbagliando, ovviamente tutto quello che vuoi, ma questa è la via, secondo me, quello che sento. Per cui la risposta a quella domanda che dicevo, come si mangia nella modalità, tra virgolette, giusta, cioè quindi che la mia anima vuole che sia la maniera giusta, hai capito? Quindi unito, Esatto. integrato, unito tutt'uno con te stesso, con il tutto, questo è. Bene, grazie, grazie per le tue spiegazioni che saranno utilissime anche per le altre persone. Io ti ringrazio per questa tua testimonianza, Walter, veramente. E ci sentiamo presto anche nel prossimo corso che adesso inizieremo insieme sulle connessioni angeliche. Magari ci lascerai una testimonianza quando finirai il corso. Va bene, io ti abbraccio e ci sentiamo Grazie presto. Un bacione, un salutone a tutti. a te. Ciao, ciao, ciao. Ciao, ciao.